Buongiorno a tutti, oggi è il 15 di aprile e appunto è il secondo vlog che faccio durante le vacanze di Pasqua e ieri ho fatto già uscire, cioè no, ieri ho fatto un altro vlog che farò appunto uscire oggi e infatti adesso andrò a finire di montarlo. E sì, se mi vedete senza un orecchino è perché ho scoperto di avere un'infezione, un coagulo dentro, quindi sto mettendo l'antibiotico e ogni tanto devo toglierlo e rimetterlo. E vi spiego meglio nel vlog che farò uscire oggi, quindi ve lo lascerò qui sotto nell'info box anche qua. E vi porto con me anche in questa giornata che sarà abbastanza particolare, poi vi spiego perché. Perfetto, ho finito di montare il vlog, ho anche già messo la descrizione, quindi adesso lo caricherò. Vai. Speriamo che si carichi subito dal primo tentativo perché ultimamente ci mette veramente tanto, fa sempre errore, cioè devo ricaricarlo almeno 3 volte. Visione riuscita, vai dal primo tentativo, tra poco quindi lo vedrete. Vabbè che questo vlog uscirà dopo, quindi è inutile che ve lo dica adesso, però sì. Perfetto, il vlog è definitivamente uscito su YouTube, state già commentando e adesso mi metterò a fare un pochino di compiti che purtroppo devo iniziarli perché sono veramente tanti. E ho quelli per mercoledì, giovedì e venerdì perché ovviamente lunedì e martedì si sta a casa perché è ancora vacanza. Sì. E quindi sì, devo fare quelli per mercoledì e per giovedì. E adesso mi metterò a fare le prove invalsi perché ci stanno facendo esercitare perché appunto all'esame di terza media ci sono le prove invalsi che consistono nel rispondere a delle domande, crocettare oppure scrivere, nel senso o una comprensione del testo oppure ci sono anche gli invalsi di matematica. Questo libro tratta di comprensioni di testo, cioè c'è un testo che dobbiamo leggere, poi rispondere alle domande, poi c'è una parte anche sulla grammatica. E personalmente sto andando abbastanza bene, nel senso le prime volte solitamente tutti prendono 5, 4, eccetera. Io sono adesso sul 7 e l'8, quindi già va abbastanza bene perché ovviamente io vorrei arrivare anche a un punteggio un pochino più alto, almeno un 8 voglio averlo. Però sono veramente molto difficili, sono tostissime perché proprio una differenza minima tu devi cogliere proprio la cosa giusta. Quindi boh, vado ad esercitarmi ancora che ci hanno dato un'ennesima prova invalsi da fare. Ecco qui la prova 3, abbiamo già fatto sia la prova 4 che la prova 5, non so perché stiamo tornando indietro, però ecco qua il brano sentito in una stretta di mano, in pratica dovrò leggerlo tutto e poi vedete rispondere a delle domande riguardanti il testo e poi c'è questa parte sulla grammatica e poi qui si contano i punteggi. Ok, ora siamo invece sul nostro balcone a mangiare, a pranzare, c'è questo pesce, che pesce è? Pranzino con patate lesse e insalata. Sto guardando un po' di TV, ovviamente mi mangio del gelato come sempre. Ok, perfetto, adesso è arrivato il momento di dirvi perché questa giornata è così particolare. In realtà ve l'avevo già detto nel vlog precedente che è uscito oggi. Però ve lo ripeto, allora, uno perché registro la cover di Bang Bang di Jessie J, Ariana Grande e Nicki Minaj che mi avete anche richiesto. E tra l'altro è quella che avreste già dovuto vedere cantare, cioè avreste già dovuto vedermi cantare live questa canzone al saggio di canto, però come sapete ho fatto anche il vlog che si intitola Disperata, infatti ve lo lascio qua nell'info box. Non ho potuto cantare perché non avevo voce, che bello. E niente, quindi appunto registrerò questa cover e due, registrerò anche il video come registro le mie cover, cioè tutto il processo perché mi avete richiesto anche quello e sono felicissima. E adesso inizio a registrare. Perfetto, ho finito di non ho finito di fare niente, però oggi ho finito. Ho registrato quasi tutta la cover, mancano ancora un po' di cose da sistemare che farò domani. Scusate la mia pettinatura terribile che ho rimesso di nuovo l'antibiotico qua, e ho anche rimesso l'orecchino perché appunto non posso stare troppo tempo senza metterlo, perché ho paura che si chiuda. E ho anche iniziato appunto a registrare il video come registro le mie cover. Scusate, piena di catarro di nuovo. E non l'ho finito perché ovviamente poi c'è tutta la parte del montaggio delle varie parti, delle varie tracce, le voci che devono stare insieme, eccetera. Vabbè, tutto un casino con il video, quindi sarà una cosa lunga. Adesso invece andiamo da Bottega Verde con mia mamma, dato che oggi non sono uscita e vabbè, usciamo un po'. Prima passiamo dai miei nonni così li salutiamo e gli diamo una cosa. Perfetto, siamo tornati adesso a casa e madonna che occhi gonfi che ho. E abbiamo comprato solo due cose da Bottega Verde, cioè questo correttore stick che mi era finito.
E questo smalto giallo brillantinato lo volevo da tanto tempo, finalmente ce l'ho, sì. Ok, ora mi rimetto invece a fare le prove impasti perché non le avevo finite, perché mi ha interrotto il pranzo. Adesso invece mi interromperà di sicuro la cena perché sono già le 8, però siamo tornate tardi, quindi. Ok, adesso sto invece cenando, ci sono queste polpettine di tacchino. No, No, sbaglio di sempre. suino. Di suino, perfetto. I fagiolini e cos'è quella roba? Bulgur. Bulgur. Ah, molto chiaro. Ok, un cereale sarà, sì. Ok, ora mia mamma ha fatto una macedonia buonissima, la sto già mangiando, anche con la panna montata, che è qui mescolata. E intanto ci stiamo di nuovo guardando il programma, quello, oddio, il talent The show di Voice. bambini, sì, The Voice of Russian of Kids. Perfetto, abbiamo appena finito di guardare. Scusate se non ho vloggato tanto stasera, però prima di cena ho avuto un attacco d'ansia, purtroppo, e per fortuna non è stato tanto forte perché, come sapete, sto andando da una psicologa che mi sta aiutando a controllarli, cioè dovrebbe farmi ripassare definitivamente. Infatti era veramente da tanto tanto tempo che non mi veniva proprio un attacco d'ansia, un po' di ansia ogni tanto così per motivi reali c'era, però gli attacchi d'ansia vengono proprio così dal nulla senza un motivo ed è quello che li rende così terribili perché non sai quando passerà, quando magari, non lo so, hai un attacco d'ansia per un'esibizione. Sai che quando l'esibizione passa, passa anche il panico, quindi comunque stai un po' tranquilla qua. Oddio, ma perché ho paura? Quando è che passerai? Se non passasse perché non sai il motivo, capito? Cioè boh, è stato veramente abbastanza brutto, anche se sono felice che alla fine ho vinto io. Stavolta ho vinto io perché sono riuscita a controllarlo e a mandare via questo pensiero, questa paura. E boh, sono riuscita a calmarmi abbastanza in fretta e non è stato neanche così tanto terribile. Quindi boh, direi che comunque la giornata è stata positiva nonostante questo brutto momento stasera. Ed è per quello che dopo non ho vloggato tanto perché comunque non avevo tanta voglia, mi stavo riprendendo ancora un po'. E quindi è per questo. Fatemi sapere se anche voi avete sofferto di queste cose o se conoscete qualcuno che ne soffra e se avete dei rimedi da consigliarmi ancora perché accetto sempre consigli. E adesso vado a prepararmi per fare il momentino social, come sempre. Ok, perfetto, sono qua pronta nel mio letto come sempre e mi sono fatta, come sempre, una camomilla e poi mi sono preso un frullato con mela e pera e anche questi cosini salati buonissimi che ultimamente mangio, non so perché mi venga sempre così fame a quest'ora. Ok, perfetto, in questo momento io mi sto letteralmente costringendo a spegnere perché sono le 2 passate, ma vi giuro che non ho sonno per niente, ma zero, cioè potrei andare in discoteca, ma ve lo giuro. Boh, quindi mi costringerò a spegnere perché comunque non fa bene stare svegli fino a quest'ora e cercherò di dormire, veramente ci proverò. E niente, a questo punto io chiudo il vlog e vi auguro in anticipo buona Pasqua. E anzi, voi questo vlog lo vedrete non domani ma dopodomani perché non faccio mai uscire video tutti i giorni sul mio canale. E quindi Pasqua sarà già passata, sarà Pasquetta. Però vabbè, vi faccio comunque gli auguri adesso perché non vloggerò né domani né dopodomani perché non farò nulla di interessante. E quindi spero che il vlog vi sia piaciuto. E se è stato così come al solito, fatemelo sapere con tanti bei pollicioni in su e tanti bei commenti. Seguitemi sui social, sono Snapchat e Instagram. E mi chiamo alissa.zinuti, tutto minuscolo su entrambi. Condividete il video se volete farmi crescere. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E niente, quindi ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Devo anche dire una cosa, che il 21 aprile parto per Roma. Starò lì 5 giorni, qualcosa così, e ovviamente vloggerò anche là. Quindi tra un po' vedrete anche i miei vlog di Roma. E niente, volevo dirvelo. Quindi ci vediamo prestissimo in un nuovo video e un bacione e buonanotte.